pensano che sia un fenomeno. Poi questo è interessante, cioè perché che, beh, indubbiamente riesca a conservare meglio e sì, a bruciare, certo, di meno, perché sono più protetti, hanno la stampa dalla loro, hanno tutto dalla loro. Io pensando alla Juve che si compra pure Cavani, o uno Cavani, Tevez, Dybala, veramente faccio fatica il prossimo anno a pensare a una Roma competitiva. Speriamo che Dybala non si integri bene con pure Morata, cioè, mamma mia, vabbè, speriamo bene. Speriamo bene, no, speriamo sì, in un crollo vedere psicologico. Sì, perché a vedere. Dobbiamo, perché io spero che, speriamo che non ce la fanno più. Io spero in un crollo di difensivo. Perché è l'unica cosa che non crolla all'aria. Lo so, però Barzagli già come c'ha una lesione di primo grado. Un giocatore che a me piace tantissimo. Allora. È il fisico, beh, sì, fisico, certo. Senti, dai, facciamo questa schedina. Ti leggo le partite e tu mi dici. Verona Juve. Tony Gol. Dai, su. Gol, quindi. Gol. Sì, buttati su. Atalanta Milan, bruttissima partita. Goal. Tremenda. Gol. Cagliari Udinese. 2 no, due. Ma 1-2 1-2 e Sassuolo Genoa 2, quindi Sassuolo Genoa 2, Napoli Lazio dopo Sampdoria Parma 1, Fiorentina Chievo 1, Inter Empoli gol, Roma Palermo gol, gol, Torino Cesena, Torino Cesena guardabile, pensa al telecronista di Torino Cesena, madonna, Torino Cesena 1x 1x. Ragazzi, questa schedina con metti Napoli Juve, metti Napoli Lazio, che mettiamo? 1 1, ma under 2,5, va bene, under 2,5, madonna come cambi idea, ragazzo mio. Questa schedina con 5 euro ne vincete 342. Così tanti. Così tanti. Quanto è dato il Genoa? Hai dato un sacco di quote alte. Te non te ne rendi conto? Perché, un perché sacco non le sto di quote guardando alte. Così un po'. Ora invece ti dico a 2,80. Contro il Sassuolo in casa del Sassuolo. Ragazzo, mica faccio io. Invece ora ve le do di santa ragione. Verona Juve. Beh, questo come te direi gol. Atalanta-Milan io azzarderei un... vabbè, diciamo x2, voleva azzardare un 2 ma diciamo x2. Atalanta-Milan, brutta partita da leggere, assolutamente. Direi Roma... direi di non giocare le prossime partite. Roma-Palermo 1 handicap. E Cagliari-Udinese 1x. Attenzione, qua ragazzi, l'ultima giornata è sempre brutta. Inter Empoli gol, non daremo mai l'Inter vincente. Mai. Fiorentino Chievo 1, Sampdoria Parma gol, Napoli Lazio gol, Sassuolo Genoa gol. In questa schedina qua con 10 euro, con 5 euro ne vincete 200. Speriamo che vi siano state d'aiuto. Se volete provare a giocarvi, pure marcatori, Tony e Di Natale. Tony e Di Natale, Natale. Di Natale no, Tony. Ragazzi, Tony ha 30 e passa anni, anzi è ormai quasi a 40, è ancora il capocannoniere della Serie A. Questo vuol dire che le difese, bravo lui o Pippe, no, o Pippe gli altri direbbero. Ma forse sì, sai, un'area di mezzo, poi gioca anche in una squadra Verona che gli consente, gli consente. Ragazzi, abbiamo veramente detto tutto sul derby, sul futuro romanista. Purtroppo non possiamo dire tutto perché la sfera dello scibile umano è veramente troppa sull'argomento. E io vi faccio un caro saluto. Vi saluto anche io. Buona serata a tutti. Buona serata. Ci potete ascoltare in podcast su www.radioromafuturo.it con l'app di Spreaker. Ora vi lasciamo una canzone che a me a Dale sta particolarmente a cuore, che è Fields of Gold di Sting. E poi ci risentiamo come a inizio trasmissione, che è stata messa non a caso, Campo Testaccio. Ciao ragazzi. Ciao.
Danna la maglia tu colori e tu po' i tu colori è Roma nostra. Oggi signora per poter far non più maestri né professori ma sono dolori perché Roma c'è già qua con Masetti che è in primo portiere e Micheli Spuglia che è un piacere. Poi c'è Tamporello Tempolini con Gran Fulvio Bernardini che da scuola all'Argentini. Poi c'è Tamperani San Mediano, bravo nazionale capitano. Ini Pasanelli e Costantino, Lombardo e Costantino, perché il mago per segnare. Campo Destaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso e sa strillare, petti d'acciaio, astuzia e cuore, colpi di testa, la fa incantare, passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Quando che comincia la partita, ogni tifosetta si è partita, brilla porca Roma tutto il piano con la bandieretta in mano perché già il cuore romano. La gente porca ti insegna, questo è il gioco Roma ve lo insegna. Cari professori appatentati, siete belli e liquidati perché Roma ce la fa.